A Digital Summit 2023 incontriamo Marco Foracchia, direttore sistemi informativi ASA di Reggio Emilia. Ben arrivato Marco, buongiorno. Il mercato della sanità digitale nel 2022 ha registrato un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro che tenderà a 5 miliardi di euro nel 2023. Ecco, quanto di questo ammontare ha investito l'Emilia e su che progetti? L'Emilia Romagna ovviamente è... Il settore pubblico in particolare è stato coinvolto dall'onda, lo tsunami di investimenti legati al PNRR, per cui è un anno che sicuramente è particolare, se vogliamo anche un po' falsato, insomma, da un certo punto di vista bisognerà ragionare sull'impatto degli investimenti gli anni successivi, perché un forte livello di investimento sull'Emilia Romagna, ma in generale sull'Italia su quest'anno, quindi 2023-2024, può significare poi un rallentamento, perché i progetti che si attivano, quindi che vedono adesso appunto il picco anche dal punto di vista di interesse commerciale, di movimenti commerciali, così vedranno necessariamente la loro fase esecutiva nei prossimi anni, quindi anche una ridotta potenza di fuoco di tutte le strutture sanitarie che necessariamente saranno impegnate a concludere quello che hanno iniziato. L'investimento è enorme e si diversifica, perché va a riempire in Emilia Romagna quei gap di evoluzione tecnologica lasciati indietro dalle varie aziende, per cui ci sono realtà molto avanzate che si sposteranno su piattaforme di intelligenza artificiale, piattaforme di business intelligence, quindi se vogliamo l'high end della tecnologia, ma ci sono anche forti investimenti di realtà che erano rimaste un po' indietro per politiche locali, per scelte tecnologiche sbagliate, per scelte tecnologiche conservative del passato, che vanno a ristrutturare l'infrastruttura di base, sistemi ADT, sistemi di cartella clinica elettronica da zero, così, per cui è un investimento che non è monodirezionale, non c'è soltanto un settore che sarà oggetto di investimento, ma è molto ampio, insomma, copre tutto lo spettro. Quali progetti in particolare IT state realizzando e quali criticità vedete? Allora, appunto ci sono molti progetti che sono di copertura dei buchi del passato, per cui vediamo nelle aziende dell'Emilia Romagna investimenti per rifare anche sistemi legacy sviluppati, acquisiti nei primi anni 2000, così. Poi c'è il grosso mandato, che questo viene proprio dalla visione della sanità futura, dell'estensione verso il territorio. Estensione verso il territorio significa, ok, l'ospedale è importante, ci abbiamo investito tanto negli ultimi anni, adesso bisogna andare fuori dall'ospedale. Questo significa sia nuovi sistemi, il cui concetto è totalmente nuovo, cartella territoriale, cartella sociale, proprio sono temi nuovi, sia riprendere in mano temi come la telemedicina, che sono sempre stati striscianti nel mercato, però sempre sottotono da un punto di vista di investimenti e di interesse, invece adesso vedono una vera e propria evoluzione, esplosione, perché trovano il loro contesto organizzativo giusto. È ovvio che le sfide sono affrontare un territorio che è molto inesplorato, perché in ospedale lavoravamo bene nella nostra comfort zone, perché è una zona dove la tecnologia, se vogliamo, in Emilia Romagna è già la seconda o terza generazione di informatizzazione. Il territorio invece in molti casi è territorio inesplorato, per cui dovremo, alla stregua di quello che abbiamo fatto in ambito ospedaliero e grazie anche all'esperienza che abbiamo maturato, ripercorrere queste zone, il territorio, quindi la sanità a casa del paziente, l'assistenza domiciliare, la sanità di network con le strutture socio-sanitarie pubbliche e private, sono tutti temi estremamente nuovi che richiedono soluzioni tecniche estremamente innovative. Una sanità digitale nella nuova sanità territoriale. Ecco, guardando nello specifico il fascicolo sanitario in Emilia, com'è la situazione? L'Emilia Romagna per questioni storiche è stata una delle prime ad attivare il fascicolo sanitario, siamo la regione che statistica alla mano lo alimenta maggiormente, siamo intorno al 92% della documentazione che viene trasmessa al fascicolo sanitario, peraltro in formato già strutturato, quindi CDA2. Da questo punto di vista siamo messi bene, nel senso che godiamo di una storia ricca, quindi di un'esperienza ricca. È ovvio che la transizione verso una visione nazionale impone sia degli adeguamenti tecnici, che così dopo tanti anni che avevamo consolidato il nostro fascicolo sanitario è il momento di rifarlo, però è anche un'occasione per rivedere molte cose. E è ovvio che i nostri operatori si aspettano qualcosa di più, per cui realtà come ci sono in Italia, dove il fascicolo sanitario non è mai nato, vedono adesso una rivoluzione con l'attivazione del fascicolo, e obiettivamente fa una certa impressione vedere il fascicolo che alimenta e che mette in network le strutture sanitarie. Per l'Emilia Romagna si tratta invece di una rivisitazione di qualcosa che c'era già, per cui da un certo punto di vista è più sfidante, perché ai nostri operatori dobbiamo offrire quel qualcosina di più che li motivi, e dobbiamo lavorare anche su questo. Per dei dati anche tra le regioni.
Esattamente, quello è uno degli elementi, l'altro sono tutti quegli usi secondari, cosiddetti dei dati del fascicolo, quindi andare oltre la semplice consultazione, andare su strumenti di supporto decisionale, business intelligence, analisi epidemiologiche di politica sanitaria, tutte quelle cose che un medico di questa generazione sa che si possono fare, perché una volta erano cose che sapevamo si potessero fare ma non era così diffusa la consapevolezza. Oggi qualsiasi medico che esce da medicina, quindi i neolaureati, i neospecializzati, sanno che dietro il dato c'è quel valore, per cui è questa l'aspettativa, prima o poi dovremo dare loro soddisfazione.